Posizionare
stato incastrato nel complesso di edifici tra la nuova Piazza Aurenti, dove c'è l'edificio del Unicredit, e la via pedonale che accede da via De Castiglia e tutti gli edifici residenziali di Mattoni che c'erano già prima del nuovo intervento. Ecco, io con dei colleghi sono andata a vedere cosa pensare con l'idea di partecipare a questo concorso, perché in una prima fase chiedevano un'idea di progetto, il progetto l'ho presentato il 4 febbraio, e siamo rimasti così attoniti dal punto in cui il Comune ha deciso di localizzare questo edificio che abbiamo innanzitutto deciso di non partecipare, o forse presenteremo qualcosa di protesta, di provocatorio. E però stavamo cercando di portare all'attenzione dell'amministrazione questa cosa. Allora, questo edificio è un edificio di 250 metri di pianta, quindi 250 più 250, 500, con una previsione di costo di 1 milione di euro, destinato a bambini con disabilità, credo richiesto dalle famiglie, adesso su questo non sono informata, e viene descritto nel bando come un edificio inserito nel parco Biblioteca degli Alberi, che ho capito essere quel parco che verrà realizzato in quella zona oggi spianata di fango, diciamo verso via Melchiorre Gioia. Invece, e nel bando viene espressamente richiesto la connessione col parco, l'attenzione, in realtà questo edificio non è in questo parco per niente, ma è incastrato, veramente infognato a una quota ripassata tra il parcheggio della Tecnimonte, quel parcheggio che costeggia la piazza della stazione Garibaldi, piazzale, per cui proprio si hanno i musi delle macchine aperte, parcheggio aperto, che danno su questo piccolo spazio. Dall'altro lato questo settore di 12 piani di edilizia residenziale, e in un punto dista 5 metri dallo spigolo, cosa che il regolamento edilizio permette, perché da uno spigolo si può distare 5 metri. Di fronte alla rampa pedonale, quella con il gabbiano in mezzo, quindi che comunque sale, invece l'edificio rimane in basso, noi quando abbiamo visto l'area abbiamo pensato che venisse rialzata, ma siccome abbiamo poi guardato le sezioni, l'area rimane a quella cota. A tutto questo si aggiunge il fatto che l'enorme ombra dell'edificio Unicredit permetterà forse che ci sia un'ora di sole al giorno. Allora noi ci siamo chiesti come mai, mentre nel bando dice che l'edificio è nel parco della Biblioteca degli Alberi, l'edificio è in un posto dove veramente io ho inviato le immagini alla consigliera Meloglie, un po' di foto fatte da noi e un po' di foto che sono nel bando. È veramente un posto tremendo, soprattutto per una categoria così importante. Allora, noi volevamo tanto portare la vostra attenzione, non sappiamo se è passato per il consiglio di zona, dirvi che la prima fase del concorso scade il 4 di febbraio, ma sono delle idee, verranno scelti 10 studi. Ma se si riuscisse a intervenire, si potrebbe proporre al Comune di tenere lo stesso questi 10 studi che sono stati scelti, ma di fargli fare l'edificio nel parco. Ecco, un'ultima considerazione: io nella mia zona ho combattuto perché nell'area della piscina Pozzo non venisse costruito un pezzo di residenza destinata a docenti del Politecnico dentro nell'area della piscina Pozzo. In questo caso però è una cosa molto diversa, perché costruire un parco, un edificio destinato a una categoria così importante è un porti valore al parco, porti valore ai bambini. Ecco, e veramente spendere 1 milione di euro per costruire un edificio in quel punto secondo me è un errore grandissimo. Io purtroppo capisco che non è possibile proiettare delle immagini, però io le ho trasmesse e spero che possano arrivare. Ecco, io ho contattato l'assessore Maiorino pensando che dipendesse da lui, mi ha scritto in Facebook, lui gentilmente mi ha risposto, mi ha detto che non ne sapeva nulla e che invece è di competenza dell'assessore De Cesaris. Io adesso sto cercando di coinvolgere all'interno dell'ordine degli architetti degli altri colleghi, perché so che molti hanno avuto questa stessa reazione, e poi vabbè, noi forse metteremo nel giornale della zona 3 una domanda su questo tema. Ecco, io ho dato anche il link del concorso in cui c'è tutto, foto, immagini, insomma io spero che si possa fare qualcosa. Grazie. La ringrazio per la segnalazione, è una cosa che non è passata dal consiglio di zona, in ogni caso faremo dire le verifiche con l'assessore.
lavorato per capire bene la situazione e visto che ha mandato la mail con le fotografie al Comune Melone, se la Comune Melone le inoltre, in modo tale da poter chiedere le lucidazioni fornendo anche a tutti, grazie. Farò avere anche gli altri. Presidente. Sì, sono la presidente e poi può far avere anche gli altri. Passiamo al sentito. Passiamo, non ci sono più cittadini che si sono parlare, passiamo quindi alla comunicazione dei presidenti e dei consiglieri. Dobbiamo questa comunicazione velocissima, il bando di Viale Jenner che è scadenza del 31 gennaio è stato prorogato il 4 di marzo. È ancora occupato. Consigliere Presidente, sì. È ancora occupato. Grazie, allora. Nelle comunicazioni, innanzitutto devo confermare che l'amministrazione centrale ha valutato positivamente la richiesta del Consiglio di zona che ha deliberato qualche mese fa la richiesta di senso unico di Asbarfalo per venire incontro alla richiesta di maggior sicurezza da parte del complesso scolastico esistente. Tuttavia mi è stato comunicato che il senso unico sarebbe previsto nel senso opposto a quello che è indicato in delibera, ovvero secondo la direzione che attualmente è durante i lavori di scavo dell'acquedotto che terra. Quindi dal piano di governo verso di guarda. Scusate, avevamo chiesto già di istituirlo con una mozione. Allora, questo senso la conferma del senso definitivo è dovuto al fatto, secondo quanto mi è stato spiegato, per motivi di sicurezza e di opportunità, dopodiché quando avremo magari qualche informazione ulteriore la approfondiremo. Poi, per quanto riguarda ci hanno comunicato che è stata attivata la convenzione dell'area di via Caglianello Tesozzi, che è relativa a quell'intervento qui dietro relativo alla riqualificazione di quell'area che in parte è pubblica e in parte privata. C'è invece un condominio di via Lambruschini 7, che è quello in prossimità dell'università della Movisa, se non sbaglio è la facoltà di ingegneria, che è una lettera che si lamenta perché hanno scoperto che gli edifici del Politecnico stanno costruiti purtroppo vicini alle case. Adesso noi non è che ci interessa più, penso che preferita ci interessa, ma per conoscenza questa questione sono arrivato. Dopodiché vedremo un attimo quando ci saranno maggiori informazioni e approfondimenti valutati. Poi vi confermo che lunedì 27 gennaio c'era una commissione territorio relativamente a un solo permesso di costruire che era arrivato dal loro, già detto anche lunedì scorso, che era appena arrivato lunedì, quindi lo trattiamo lunedì prossimo, avremmo fatto presto uno solo. Dopodiché invece con la G3 febbraio stiamo organizzando una commissione congiunta per quanto riguarda con la comunità di educazione, per quanto riguarda la questione delle strade scolastiche e dei problemi connessi all'accessibilità delle scuole, fondamentalmente la mattina e all'ora di uscita. Questo è quanto. Poi ho una comunicazione per precisazione per rettifica che vado a leggere. Erroneamente il 16 gennaio ho indicato come mittente della mail con la quale si sollecitavano i lavori di Fulvio Testi con Ali GDZ. Nella fattispecie si è trattato di una mail inviata dal sottoscritto ad una persona dello staff dell'assessorato alla mobilità trasporti e trattasi di una mail informale avente come oggetto l'intervento al semaforo di incrocio testi ponale per ampliare il carico della strada e consentire una svolta a sinistra più agevole. La lettera si soffermava sul fatto che l'intervento già eseguito non interessava al tratto finale di incrocio e tale fatto impediva l'accostamento di due veicoli e verificava nella sostanza l'efficacia dell'intervento. La lettera proseguiva sulla necessità di completare l'intervento per ottimizzare l'investimento e dare una risposta concreta alle esigenze della cittadinanza. A seguito della richiesta del consigliere Pellegrini Andrea di avere copia della digitale mail, mi sono attivato per chiedere il consenso alla sua divulgazione da parte del destinatario che non ha consentito. Pertanto, con la presente ritengo di aver risposto esaudientemente alla richiesta dello stesso consigliere Pellegrini, avendo comunque illustrato per sommi casi il contenuto della mail, Milano 23 gennaio 2016.
grazie. Grazie Presidente, sì, capogruppo Melone. Sì. Grazie, grazie Presidente. Vorrei dire due cose. Nella prima riunione dei capigruppo, dopo le vacanze natalizie, avevamo concordato di avere un atteggiamento diverso in aula e soprattutto di contenere gli interventi nella fase iniziale del Consiglio. La volta scorsa, pur non essendoci pubblico, abbiamo speso un'ora e mezza in questa parte del Consiglio e non abbiamo potuto completare il Consiglio perché abbiamo superato abbondantemente le 11:30. Allora, io non so se noi siamo affetti da schizofrenia, ma nel momento in cui concordiamo qualcosa dovremmo essere conseguenti nel farlo, altrimenti si dice no, siamo d'accordo, ognuno faccia come crede. Andiamo avanti così, però mi piacerebbe avere chiarezza su queste cose. Credo che naturalmente sia la maggioranza dell'opposizione, ognuno all'interno così ha la libertà di espressione, però forse capire che alcune cose possono essere dette molto più efficacemente, facendosi ascoltare, utilizzando meno tempo, credo che sia la facoltà di tutti capirlo. Detto questo, ho partecipato alla riunione del DUC, non sto a illustrare del DUC, da illustrare perché appena arriva il verbale per girare a tutti i consiglieri di modo che questa informazione non porta via tempo. L'architetto Veni mi aveva contattato ieri per questa questione del concorso, avevo già sentito qualcun altro che era andato a visionare l'area e che si era lamentato della cosa, gli ho chiesto di venire al consiglio e illustrare la cosa e presento un'interrogazione in cui sono riportate anche alcune delle immagini. Comunque ho inviato una mail al Presidente, se le vuole la mail dell'architetto, se le vuole girare a tutti i consiglieri, siamo in attesa che gli assessori competenti ci diano una risposta, perché l'area è veramente infelice per quanto riguarda la protezione di bambini che hanno delle disabilità. Grazie Presidente, adesso io vi faccio un po' di segnalazioni che poi se vuole metterò per iscritto, se qualcuno ormai è ricorrente, vedo che la situazione non cambia. Mi ricetto da Serena, c'è il parcheggio che sapete abbiamo fatto la delibera per tracciare le righe, aumentare il numero di strati per la sosta, aumentare l'illuminazione. Ad oggi non è ancora stato fatto niente la delibera, credo che fosse di fine 2012 al massimo entro 2013. Purtroppo il fenomeno di vandalismo, anche a causa della scarsa illuminazione e di pericolo per i cittadini, continua a esserci, qua mi chiamano, anche perché vengono aggrediti, se magari aumentassimo un po' queste illuminazioni, basterebbe poco, non è che ci vorrebbe molto, però vedo che dal centro forse non si guarda questo problema. In via Mantuchelli insegnavano un parcheggio un selvaggio che addirittura presente, però io non so se non mi segue, no, se non mi parla con il vicepresidente. Ok, grazie. La documentazione scritta la vedi qua? Sì, mi sono segnato gli appunti, purtroppo non faccio solo consigliere. Però come lei sa devono essere presentate segnalazioni. Infatti gliele faccio avere, però. Perfetto, grazie. Se le ascolta almeno le sa già. Siamo a Trucchelli, vi dicevo, c'è un parcheggio selvaggio, addirittura i camion dell'Alsa hanno problemi a girare, quindi se, non so, può valutare per esempio Sini, se fare gli spalettoni o qualche discorso per la appunto la sosta. Non so che non esistono più, però si fa lei, ok. Come già segnalato verbalmente, poi con il consiglio presidente Sinice, cioè Viale Recopermi, che ha 80% dei pali della segnaletica battuti, oltre ad essere antiestetici, sono anche pericolosa questa situazione, anche soprattutto nella presenza dell'incrocio dell'uscita di guarda, dove sono stati fatti che addirittura si sia addosso una macchina, quindi tutto organizzato. Via Comasina M3, perché per caso di questa segnalazione ci sono state tante volte, però come lo descrivo. Via Comasina M3 direi che oramai sia una situazione insostenibile. Sono macchine parcheggiate in tripla fila, non passano gli autobus, la gente non riesce a fare nei passi carrai, non riesce a parcheggiare, se si volesse fare qualcosa, si potrebbe essere anche
caso di Sole Pelle, insomma, ha avuto in sorta, quindi il parcheggio che ne va, anche se non sono 300 posti, non si è arrivata a niente. Probabilmente segnalava i luoghi di cercare che una pattugliata di almeno per i passi carrai, per i cittadini che arrivano lì, magari gli abbattiamo un po' il problema. Nel tempo, credo che sia la quinta o sesta volta, la presenza di senza fissa dimora all'interno dello stabile del corpo forestale dello Stato in Pastro Salis. Mi segnalo un carotaggio all'interno del Parco delle Favole, se magari qualcuno ne sa qualcosa di più, giusto per tranquillizzare i cittadini. Mercato Alto di Caete invece la zona del Parco del Pesce, che oramai è diventata, cioè la voragine oramai ha preso consistenza insostenibile, cioè la macchina che passa di lì rischia di segnarsi, se almeno una colata di catarmi riusciamo a farla mettere prima di fare il lavoro fatto bene, che era un resto in libera con quei 24 giorni, sarebbe una cosa utile. Grazie. Consigliere Pellegrini. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo solo, cercherò di essere breve e ascoltare il consiglio della collega Meloni, che chiedeva ai colleghi di essere più succinti. Volevo solo rispondere velocemente a Simi dicendo al Presidente Simi che è riuscito con uno scamotaggio a tirarsi via. Si risponde durante. Consigliere Pellegrini, se deve fare un quesito, pongo un quesito e chiedo che, visto che il Presidente Simi è il Presidente Simi della Commissione Territorio, visto che la questione trattata del Crocio Comunale è competenza della sua Commissione, credo che questa mail che ha inviato sarebbe stato giusto che l'avesse inoltrata a tutti i consiglieri. Comunque. Chiusa, il problema è risolto, anzi voglio ringraziare il Presidente per aver subito sabato mattina, credo, o venerdì mattina, leggendo il messaggio che ha inviato, chiamato subito il settore competente che ha liberato l'incrocio dalle masserizie, e quindi grazie per l'attenzione che ha dimostrato. I cittadini per ora viaggiano bene, le macchine si incontrano due, e quindi io sono veramente contento che il problema di testa sia perlomeno quanto risolto in maniera parziale. Oggi volevo informarvi che purtroppo il risolto del sindaco Pisapia oggi è il 23 febbraio, il 9 novembre abbiamo presentato come gruppo Lega Nord un'interrogazione e noi ci teniamo a dirlo perché la nostra amministrazione deve essere l'amministrazione del coinvolgimento, della trasparenza, invece è il contrario. Dal 9 novembre non è giunta ancora la risposta del sindaco che era stato interrogato per conoscere i motivi per i quali gli assessori non rispondevano alle nostre interrogazioni. Siamo al 23 febbraio, dal 9 novembre sono passati oltre due mesi, chiediamo come mai la risposta tarda ad arrivare. L'altro, segnalo due questioni, una relativa alla viabilità dei testi di Achiese. Allora, ho su sollecitazioni dei cittadini che qualche si porta a conoscenza una situazione pericolosa per i veicoli che provengono da via Corsi, che devono transitare in Croce con via Fulvio Testi. È accaduto più volte che alcuni automobilisti provenienti da via Chiese abbiano bloccato viale Fulvio Testi in contromano rischiando gravi collisioni. L'organizzazione dell'incrocio in termini di segnaletica e conformazione non è di immediata comprensione per i nuovi avventori, spingendoli involontariamente a bloccare la prima corsia di sinistra auto proveniente da Milano direzione Cinisello anziché quella successiva direzione verso la città. Nello specifico si segnala la presenza di un'aiuola con funzione di spazio traffico che parzialmente ostacola la corretta visuale, nonché l'assenza di idonea segnaletica stradale verticale e orizzontale. Si chiede quindi ai settori competenti di fare le verifiche, le opportune verifiche e di disporre, se è il caso, di immediata messa in sicurezza. Un'altra invece segnalazione è l'area giochi giardini pubblici di Cali Suzzani 264, i nuovi giardini che sono stati realizzati da pochi giorni,
non sono stati adeguati i cordoli perimetrali che permettono l'accesso facilitato alle corrozzine e ai passeggini. Ancora qua chiediamo una verifica dei settori per predisporne opportune verifiche. L'ultima cosa invece che voglio solo così anticipare, perché sarà il capogruppo della Lega Nord a parlarne, è la questione delle caserme di Via Ramelli. Sì, ancora, perché siamo in un dibattito pubblico, è giusto capire, le bugie non si dicono, ma la comunicazione deve essere chiara. Noi, come Lega Nord, intanto abbiamo presentato un'interrogazione qua settimana scorsa. Vorremmo avere le risposte che non arrivano e quindi chiediamo solo chiarezza, perché i cittadini vogliono capire. Grazie, ora sarà il capogruppo della Lega Palma. Intervengo sul tema che ho già sollevato nei precedenti due consigli, ovvero la mozione sul tema delle scuole di infanzia e in particolare la questione dei ricongiungimenti. Mi spiace che i tempi siano un po' allungati, però stasera, un'ora fa, ho spedito la bozza che metto, ho mandato all'attenzione del capigruppo e degli appartenenti al comitato, nonché alla Presidente della Commissione Educazione, alla Presidente del Consiglio di Zona. Chiaramente non ho intenzione di mettere in discussione stasera il Presidente, il capigruppo di Canò è uscito votando, forse pensava che avesse questa intenzione. Invece la mia intenzione è realmente di condividere, di cercare un percorso comune, per cui l'ho mandata a tutti questa sera, l'intenzione sarebbe di poi lavorarci su e per presentarla la settimana prossima. Chiedo dunque a vari gruppi di guardarla se c'è interesse e poi appunto di arrivare a un lavoro comune per la settimana prossima. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Volevo solamente ricordare ancora per una volta che domani comincia il terzo forum delle politiche sociali dell'assessorato al Comune di Milano, al Teatro Elfo. Hanno anticipato l'orario di inizio alle 8:15 proprio per poter permettere a chi volesse partecipare, visto che si è sciolto dei mezzi pubblici, di poterlo fare. Io parteciperò in giornata a questo forum. Il forum dura una settimana, è pieno zeppo di dati, incontri, impegni. Il programma è sul sito del Comune di Milano, per cui invito tutti coloro che volessero anche partecipare a uno dei incontri delle date, lo possono fare tranquillamente. Io a qualcuno parteciperò e poi relazionerò in commissione quello che può darci, proprio essere di interesse comune per la nostra. Grazie. Consigliere Sposi. Sì, grazie, buonasera. Io volevo fare un bellissimo intervento per ricordare una figura straordinaria che potrà mancare di mattina, quella del maestro Claudio Bravo. È stata una figura di riferimento per tutto il mondo musicale e non solo. Ha rappresentato degnamente la città di Milano, la sua città dove è nato e si è formato. E ha diffuso in tutto il mondo quel grande patrimonio artistico della città italiana ed europea, arrivando a dirigere le più importanti istituzioni musicali del mondo. Io ho sentito belle parole pronunciate in questi giorni anche da parte delle autorità di vertice della nostra città e spero che arriveranno anche atti fattivi di dedica a qualche monumento, di qualche strada, di qualche realtà di questa città al maestro Bravo. E spero, proprio perché credo che il suo apporto sia stato tanto importante e se ne parlerà, credo per sempre, visto che possiamo confrontarci in una discografia che conserverà in eterno le sue
registrazioni, che da quest'aula si può esprimersi se c'è accordo con un minuto di silenzio in omaggio al maestro. Sì, solo per fare una segnalazione, ancora la scrivo anche. Sono passato oggi, diciamo, dove c'è la stazione Garibaldi, dove ci sono le nuove pensiline che sono proprio a confine della zona 9. C'è una pensiline, mi hanno segnalato, e poi sono andato a vedere di persona, c'è una pensiline in particolare dove si aspetta in mezzo, che è completamente nascosta dalla colonna, credo sia 3x3, se non ho messo male, comunque del genere, della reazione della metropolitana. Ora, diciamo, fra tutte le cose, sono quelle classiche cose che poi finiscono su internet per la fantasia di chi disegna queste cose. Quindi lo segnalo, se eventualmente si può avvisare gli uffici competenti in modo tale che eventualmente si possa spostare. Grazie. Consigliere Pereco. Sì, grazie Presidente. Prima di tutto vorrei rinnovare la richiesta che ho già fatto in discorsi consigli al Presidente Quarto Ciocchi e a questo punto associo anche al Presidente Simi di avere maggiori informazioni sulla richiesta che è pervenuta da parte di APECA di trasferire la casa di 10 corpi sull'area costruendo del parcheggio di via Comasina, per capire se questa richiesta da parte APECA ci sia stata effettivamente nei confronti del Comune e se sia stato fatto quale sia il progetto che loro hanno presentato. Vorrei fare un'altra segnalazione che avevo già fatto in passato, che è stata recepita e la situazione sta peggiorando, ovvero dell'incremento purtroppo di un campo, ormai quasi posso definirlo, rom, che è dislocato in parte sotto il ponte, sempre vicino al costruendo parcheggio Comasina M3, e sull'area che noi volevamo destinare, ma che non essendo idonea per la presenza di amianto, è diventata rifugio per camper, roulotte e baracche, invitando nuovamente gli assessori a farsene carico, a meno che abbiano già preso la decisione di occuparsi, ma stiano aspettando che si liberino gli spazi all'interno delle caserme, o forse no, o forse sì. Magari anche su questo potremmo avere chiarezza, perché dopo l'interrogazione che abbiamo presentato abbiamo assistito a un continuo altalenarsi di affermazioni provenienti da parte degli assessori che in occasione di diversi incontri hanno affermato come siano già presenti dei progetti ben specifici, ben strutturati e che sono stati presentati al governo per poter avere in carico le caserme per poter trasformare in centri di accoglienza anche per persone disagiate ma anche per la comunità nuova. Alla nostra interrogazione non è arrivata risposta, è arrivata solo una simpatica mail da parte della Presidente con carattere di assetto molto particolare, molto vicepretorio, volevo dire che sia così, nei nostri confronti, che penso che comunque abbia rispetto nei confronti dei consiglieri, del consiglio delle presidenti e dei consiglieri per i quali lei dovrebbe avere maggior tutela. Perciò, piuttosto che avere delle mail di siffatto tenore, vorremmo avere finalmente alla presentazione della nostra interrogazione risposta dall'amministrazione comunale e dagli assessori che a differenza di lei hanno indicato questi problemi e dovrebbero relazionarci e farci avere le risposte, non avere smentite, comunicazioni, mezzo stampa, informazioni a metà, mail senza nessun costrutto e senza nessuna specificazione su quello che noi chiediamo. È una questione di serietà sia nei confronti nostri che dei cittadini che si trovano in situazioni di profondo disagio di fronte a notizie che giungono incontrollate e che non hanno concrete o conferme o smentite da parte di questa amministrazione. Grazie. Consigliere Terza. Sì, grazie Presidente. Allora, presento una mozione indirizzata quindi a tutto il Consiglio di Zona 9, al Presidente della Commissione Ambiente, che non vedo in aula, e al Presidente della Commissione Territorio, che non vedo neanche in aula.
Se passo io. Allora, grazie Presidente. La mozione, come insomma, è possibile anche insomma, facilmente prevedere, riguarda l'audizione Senso verso il Comune di Milano, verso l'assessore Maran, tecnici responsabili e metropolitano milanese. Osservato che in data 9/12/2013 il Comune di Milano ha partecipato alla conferenza preliminare dei servizi AIPO MIE789 per la costruzione della vasca della direzione di Senato, osservato che il Comune di Milano ha espresso in, diciamo, a seguito di questa conferenza preliminare dei servizi, AIPO ha già mandato a tutti i partecipanti le osservazioni e il verbale della riunione. Il Comune di Milano esprime nel complesso parere favorevole alla costruzione della prima vasca di laminazione a Senato. Inoltre, il Comune di Milano esprime però, nelle stesse osservazioni, preoccupazione in quanto a missione del Comune di Milano, non di La Terza, in quanto la costruzione della vasca di Senato è caratterizzata da tempi di ritorno inferiori all'anno. Ora, il Presidente Motta immagino sappia cosa significa tempi di ritorno inferiori all'anno. Vuol dire che la vasca di costruzione a Senato non è in grado di contenere le esondazioni che avvengono in un anno. Quindi in pratica da un lato esprime parere nel complesso favorevole e dall'altro esprime questa preoccupazione perché i tempi di ritorno della costruzione della vasca a Senato sono di solo un anno, cioè neanche il tempo di finire di costruirla. In più il Comune termina la sua osservazione dicendo che è opportuno avviare la progettazione preliminare di una seconda vasca di laminazione. Quindi, in pratica, da un lato si dice d'accordo, però dall'altro lato è preoccupatissimo perché la vasca di Senato sa bene che non risolve nulla. Quindi, rilevato che secondo l'accordo di programma AIPO e Comune di Milano, il tratto a valle del canale scolvatore di Nord-Ovest, tratto da Palazzolo a Milano in carico al Comune, si chiede ai Presidenti delle Commissioni Territorio e Ambiente di convocare al più presto un'audizione dei tecnici che stanno seguendo i lavori e le progettazioni nella tratta a valle del canale scolmatore di Nord-Ovest. Il fine è quello di conoscere quali sono i tempi e gli interventi in atto finalizzati a mitigare gli effetti delle esondazioni del torrente Senso nei quartieri di Guardia e Istria, Zara, della zona 9 di Milano. Allora, poi devo proseguire con una comunicazione, anche se il consigliere Tagliabue non è presente in aula, però è presente il capogruppo Illuzzi, per cui, dato che è poi deposito, magari Illuzzi potrebbe farsi la cosa. Comunicazione, oggetto, fatto personale verso consigliere Tagliabue in CDZ del 16 gennaio 2014. Il consigliere Tagliabue, non si fa dibattito, per cui devo depositare questa, la rilego se volete anche al prossimo consiglio. Il consigliere Tagliabue, in data 16 gennaio 2014, richiamava un post del 14/12/2013 su un blog a firma del sottoscritto. Metto qui l'indirizzo e il link dell'articolo. In tale articolo si chiedeva, con un punto interrogativo, che il consigliere Tagliabue omette nell'intervento del 16 gennaio. E la frase era: ma il conflitto di competenze e di interessi? Con un punto interrogativo. Classificando tale domanda come diffamatoria nei confronti della sua persona. Lo stesso consigliere Tagliabue dice di non aver letto su internet l'articolo, ma che gli è stato passato e che qualcuno l'ha stampato per lui. Non vorremmo che la stampa non sia stata fatta fedelmente, quindi teniamo a precisare che quella frase aveva un punto interrogativo. Il consigliere Tagliabue omette di dire che nella seduta del 13/12/2013, durante il nostro intervento, urla in aula la frase: basta con queste pirlate.
Il consigliere Tagliabue, invece di discutere del senso, del problema di sottrazioni, cerca di mettere al centro del dibattito la sua figura e scatta del personale, cercando la rissa, a cui noi non abbiamo alcuna voglia di partecipare. Il consigliere Tagliabue, nella seduta del 16 gennaio 2014 del Consiglio di Zona 9, usa la frase: dimostra la sua incapacità di intendere e volere, rivolgendosi al sottoscritto consigliere Antonio La Terza, a cui aggiunge successivamente: come cerca quell'infame, che scusate tale è, rivolgendosi sempre al sottoscritto consigliere La Terza. Noi siamo interessati a capire e a risolvere i problemi, per cui se ci sono consiglieri, come ci risulta ed abbiamo verificato perlomeno per il consigliere Tagliabue, che hanno una diretta presenza lavorativa nel campo e quindi possibili interessi professionali e competenze, abbiamo il diritto di sapere e leggere in trasparenza ogni intervento. Superati i problemi personali, che entrano nel dibattito solo quando possa esserci conflitto di interessi o di appartenenza, rientriamo nella materia. Dopo anni di esondazione ad opera del terzo fiume fulminato d'Europa, che ammorba periodicamente i nostri quartieri lasciando danni e residui insopportabili nella città e in particolare nei quartieri di Guardia e di Serezzara, noi vogliamo che il torrente venga messo in sicurezza, che le esondazioni vengano prevenute. Noi non abbiamo intenzione di risolvere penalmente i problemi. Noi non abbiamo intenzione di risolvere penalmente i problemi, ma non possiamo tollerare la violenza verbale e la diffamazione personale e di gruppo che diventano un mezzo di soffocamento del dibattito democratico. Nessuno può sentirsi autorizzato a diffamare e insultare pubblicamente e perciò noi non tollereremo. Chi offende la cui reputazione deve andare davanti al giudice penale, secondo il diritto italiano, a querela entro 90 giorni dal fatto. Se ci saranno pubbliche scuse e la promessa di non trascendere più successivamente, non esporremo i fatti al giudice penale. Se non ci sono le scuse, porteremo la registrazione al giudice penale per le valutazioni del caso. Noi non chiederemo soldi, ma solo la punizione del comportamento illegale e contro il diritto penale. Infine ricordo al consigliere Tagliabue, visto che parlava di una sua associazione, che nel caso rivesta posizioni apicali dovrebbe rendere pubblica tale notizia. Grazie. Bene, prima di iniziare continuare la nostra seduta di consiglio e come chiesto al consigliere Sponti di fare un minuto di silenzio, volevo dare un'ulteriore comunicazione che ha già inviato, come simpaticamente ha ricordato il consigliere capogruppo Perego, la comunicazione che ho già mandato via me, quindi al di là di come l'ha scritta, evidentemente una comunicazione formale perché non era scritta, non era firmata da Beatrice, ma comunque dal Presidente del Consiglio di Zona, quindi evidentemente era una comunicazione assolutamente formale a seguito di una raccolta di informazioni come di solito faccio prima di rispondere ai consiglieri. La caserma Mameli, lo ribadisco qui perché così resta anche agli atti, di resta verbale, oltre che attraverso le che ho inviato l'altro giorno, la caserma Mameli non è attualmente destinata a quanto ho letto e abbiamo tutti letto sui giornali, quindi a accogliere chi che sia, persone sottratte di mora piuttosto che rom o quant'altro. La caserma Mameli allo Stato, così com'è, non è e non sarà
così così non fa. Io dico solo quello che si è riportato lui. Passiamo alla nomina degli scrutatori. Consigliere capogruppo Indovino. Si leggi. Capogruppo Meloni. Consigliere Todaro. Va bene. Passiamo quindi al primo punto iscritto all'ordine del giorno, mozione relativa all'assegnazione, alla gestione e alla valorizzazione di spazi pubblici iscritti ad uso diverso, negozi, piloti, laboratori, canzoni di proprietà comunale e di aree in zona 9. La parola al primo firmatario, consigliere Federico Lucci. Tra una mozione chiedo cortesemente al capogruppo Indovino, consigliere Cerchini, che si hanno da discutere animatamente, possono farlo all'esterno dell'aula. Grazie Presidente. Come ha comunicato lei la scorsa seduta di Costituzione, per queste persone è stato trovato uno spazio in via Pedro Pensotto. Chiaramente siamo contenti di aver ottenuto e quindi la mozione verde, avendo raggiunto lo scopo per cui era stata presentata, perde significato, per cui la mozione è andata. Fare proprio considerazioni. La prima, sono contento del fatto che siamo riusciti finalmente a smuovere l'amministrazione rispetto a un tema che probabilmente non era nelle priorità della propria agenda. E quindi anche grazie all'appoggio nostro, di chi si è mosso in questo progetto, è riuscito a ottenere quello che voleva, cioè la nostra sanità in quattro isole. Il secondo aspetto è che io sono stato contattato da queste persone e mi chiedevano però la possibilità di poter funzionare in mobile. Ma in questo momento però non avevo avuto ancora la possibilità di poter funzionare. Se apriamo dibattito, se no io vi invito a dare una risposta. Lo spazio è e sarà utilizzabile per persone anziane, è chiaro che non ci può essere un'assegnazione a due persone che ne hanno fatto richiesta, cioè si farà insieme sul territorio una serie di verifiche di quali richieste ci sono, di quali progetti possono essere attivati e quant'altro, e poi lo spazio verrà prima assegnato alla zona e poi la zona a sua volta lo assegnerà. Non è che possiamo assegnare alla signora X ma il proprietario del comune di Milano. Passiamo quindi al punto numero 2, mozione. Mozioniere tra linea PM 131 e Meloni, io capisco perché sarei anch'io per aprire un dibattito a fronte delle tue considerazioni fatte, però il consigliere Lucci ha motivato, ha spiegato il motivo per cui ritirava la mozione e quindi non possiamo aprire il dibattito. Mi sembra che quando uno fa un'affermazione, questa affermazione deve rispondere a una verità, a una verità storica. Allora, ti prego, guarda il prossimo, l'accordo di programma di Termini Repubblica era previsto un centro civico a disposizione del quartiere. All'interno di questo centro civico erano previste attività di vario tipo, tra cui attività per gli anziani. Basta, però
ho tutto questo risultato. Grazie, signora Silvia. Allora, io cercherò di dirlo con estrema gentilezza. Chiedo cortesemente a tutti di non fare questo brusio insopportabile. Allora, dibattito, la consigliera Melone ha fatto le sue opportune sottolineature. Il dibattito non c'è, chiedo, ma non solo per questo punto, anche per i punti successivi. Cioè, questo brusio in sottofondo è insopportabile. Io sospendo le sedute e parto, così come ho detto ai capigruppo, come bene spogliava la capigruppo Melone, parto con le cosiddette, non mi ricordo neanche come si chiama, ammonizioni. Dopo la terza metto in votazione l'espulsione da 1 a 3 giorni, a 3 volte a 3 sedute, dei consiglieri, perché mi dispiace, l'abbiamo detto alla riunione del capigruppo tutte le volte, anche all'inizio anno, e vedo che la situazione non cambia. Se non vi interessano gli argomenti, potete tranquillamente, 1, convenire il consiglio, e 2, non vi interessa uscire dall'aula, per mettere chi sta dentro di ascoltare. Spero di non dover più all'interno di questa giornata, così come nel prossimo, dover intervenire con lo stesso argomento. Consigliere Pellegrini. Grazie. Grazie. Allora, io per lei la mozione, chiedo solo ai colleghi che leggere attentamente un chiede, perché un chiede molto aperto, che chiede comunque questa presa di trattazione di questa mozione, chiede che sollecita l'ATM, il comune, tutti i settori, ad aprire un tavolo, ad aprire un tavolo di confronto per capire quali possano essere le soluzioni per andare incontro a questi cittadini che usano il trasporto pubblico, utilizzano la linea 31 per andare, per recarsi nelle scuole vicine a casa, quindi proprio a pochi centinaia di metri, a via di metri, negli ospedali pubblici, visto che si paga una bella differenza, chiedevamo appunto di prendere in considerazione il fatto di poter individuare una soluzione, andare incontro, come ho prima detto, a questi cittadini, e quindi chiedo a tutti i colleghi di condividerla, se è possibile, portandola magari in audizione qui assieme all'ATM e ai direttori del settore dei trasporti, per esempio. Quindi lascio a voi la decisione per questa mozione. Grazie. Grazie, Presidente. Sì. Io vorrei ricordare due cose. La prima è che c'è un errore nel secondo comma del progetto Piego, quando in fondo si parla affinché la stessa procedura della strada tariffa ex urbana attualmente sarà per gli studenti anziani, equiparando la quella urbana, come peraltro già avviene per la linea urbana da M1 che termina a Sesto Marelli. Allora, innanzitutto la M1 termina a Sesto FS, la linea, però la tratta urbana, cioè la validità del biglietto urbano, finisce a Sesto Marelli. Poi, che sia per le agende metropolitane o meno, che nel comune di Sesto San Giovanni non c'è un assiduo controllo del fatto che la gente che usa il biglietto urbano possa proseguire fino a Sesto Rondò e fino a Sesto FS, è un altro paio di mani. Però sappiamo tutti che, superata la linea di demarcazione del confine comunale tra Giano e Sesto, si apre la tariffa urbana. Quindi questo è un precisione. Però, siccome viene detto come avviene bene, in realtà non è vero che avviene, perché Sesto Marelli è la fermata di corrispondenza dove chi sale, chi scende a Sesto può scendere perché ha il biglietto urbano, se scende la fermata dopo deve fare il biglietto urbano. Però viceversa, se uno ha il biglietto urbano che non ha la fatta urbana, può da Sesto Rondò scendere a Sesto Marelli, questo dove si è prestato per farlo aperto. Sì, certo. La questione che qui si pone della sola linea 31, come dice
in realtà esiste per tutta la fascia urbana e interurbana di Milano. Cioè noi abbiamo un sistema tariffario fondato sulle centri concentrici e gli spicchi, per cui se uno attraversa un centro concentrico o uno spicchio cambia tariffa, per cui a seconda di dove è il confine si cambia tariffa. L'adeguare, cioè chiedere di fare, tecnicamente sto parlando, chiedere di far sì che l'attraversamento di questo confine non faccia scattare la tariffa, non è possibile se non con un rifacimento totale di tutta l'area metropolitana. Io so che su questo tema l'amministrazione comunale ha contattato da anni, c'è un tavolo già aperto su questa cosa con gli altri comuni dell'Inter. Il tema, tanto per stare nei contenuti, è un problema di denaro. Perché per modificare la tariffa significa che i comuni dell'Interland devono mettere cacciare la lira, cacciare il grano. Allora, si può cambiare, la tariffa viene cambiata perché i comuni che sono attraversati da queste linee pagano a chilometri il servizio. Se cambia la tariffa cambia anche il pagamento di questo servizio che i comuni devono pagare. Quindi non è che si può, come si dice qui nella mozione, dire ci mettiamo d'accordo, facciamo che i cittadini milanesi quando scendono alla fermata della multimedia, tanto per dirne una, pagano la tariffa urbana. Non si può fare, tecnicamente non si può fare, perché dobbiamo rivedere tutto il sistema tariffario. Quindi non perché i cittadini milanesi possono, anche perché sul biglietto, quando io ho un biglietto non c'è scritto se sono milanese o se non sono milanese, non è neanche previsto nell'abbonamento questa questione. Se io faccio un abbonamento urbano, è interurbano, sia a Milano da Giudisello che a Milano, non c'è questa distinzione. Il problema è che bisogna, per fare questo, perché l'integrazione tariffaria è un obiettivo che dobbiamo darci con la città metropolitana, ma ce lo dobbiamo dare facendo sì un tavolo che già c'è, ma con tutte le amministrazioni locali dell'Interland. Perché se ne facciamo l'accordo non dovremmo metterci soldi, e siccome loro adesso sono più segnali, l'accordo non lo possiamo fare, perché modificare una tariffa significa che quel comune deve pagare di più. Siccome il comune di Sesto, il comune di Cigello non vogliono pagare di più perché non hanno soldi, non possiamo farlo, proprio perché nel contratto di servizio dell'ATM ci sono queste clausole, queste clausole vanno rispettate, tecnicamente vanno rispettate. Con tutta la nostra buona volontà potremmo anche essere d'accordo, ma è una mozione che non ci porta da nessuna parte, perché fa l'auspicio a una questione che tecnicamente non si può realizzare. Grazie. Vicepresidente Alfonso. Sì, concordo con le osservazioni fatte dal Presidente Simi, che oltretutto non c'è modo di dimostrare che una persona per esempio vada fisicamente alla multimedica e non alla sala slot che si trova alle spalle, e non ha senso poi che questo sconto possa venire solo in andata mentre al ritorno dovrebbero pagare la cifra intera, quindi sarebbe già di per sé una cosa abbastanza particolare. Ma per concentrarmi su quello che è il tema che mi appartiene, il discorso della scuola, allora non ci sono scuole nel centro Parco Nord che non ci siano all'interno della zona nord e del confine di Milano. Cioè non ci sono ordini di scuola che siano presenti al Parco Nord e che non siano presenti a Milano in zona nord. Ragion per cui se uno fa la scelta di iscrivere il proprio figlio al Parco Nord mette in conto questa spesa ulteriore per i trasporti, esattamente come se un cittadino di Bresso decide di iscriverlo a una scuola del comune di Milano. Se il centro scolastico Parco Nord ospitasse una scuola di tipo particolare che non c'è nella zona 9, potrei anche essere d'accordo nel chiedere per esempio
un accordo ad hoc su quel tipo di scuola, ma siccome le scuole che ci sono al Parco Nord, ci sono la Russell, la Gervani, la Zappa, il Cremona e tutte le scuole della zona 9, se uno fa una scelta particolare per ragioni sue è liberissimo di farlo, però diciamo anche lì accollarsi gli oneri che comporta. Grazie. Sì, grazie Presidente. Voglio una cosa su questa faccenda. Innanzitutto un po' conosco l'argomento abitando io a Cinisello a 200 metri, proprio in area 31 e avendo frequentato il Parco Nord, però sono un pendolare, all'epoca c'era 727, non c'era ancora il 30. Su questo tema che è grande ed è anche giusto, c'è una sola risposta, credo ci dovremmo mettere tutti noi a chiedere a ciascuno dei nostri partiti di governo, chi la provincia, chi la regione, che è il biglietto integrato, che dovrebbe arrivare, si spera, con la città metropolitana, che ad oggi non siamo stati in grado, dico nessuno, cioè non solo, ci metto dentro tutti, che non siamo riusciti a fare, soprattutto come provincia e i comuni limitrofi, che evidentemente coinvolge una provincia di Milano, la grande prospettiva della città metropolitana che chiama tutti noi ad una grande responsabilità, è un grande argomento che magari non interessa più, però noi che siamo qua quando noi nelle istituzioni ci dovremmo appassionare un tantino, perché è stata una riforma importante su temi. Cioè, questo è proprio un classico tema da città metropolitana, da biglietto integrato. Così come per esempio sulle acque c'è un problema di gestione integrata delle acque tra città molina e comuni limitrofi, su questo tema uguale c'è il problema di una cabina di regia che sia metropolitana e della città metropolitana, quindi io non faccio. Adesso vediamo cosa votare. Però non credo che questa non sia la risposta, cioè la risposta è la città metropolitana, la risposta è il biglietto integrato, non è il problema del 31 o di altri mezzi. Quindi se vogliamo fare una discussione, vogliamo fare una richiesta sul biglietto unico integrato, io penso che si possa ragionare anche in commissione e anche in consiglio ben volentieri. Ed è una richiesta, credo che sia la risposta che noi dobbiamo dare come istituzione, possa ragionarci insieme. Pensa lì così con un tavolo è. Non credo che sia, ma non è per votare contro o favore, però nessuno si tiene, mi ha posto un pochetto, credo che mi avrà la responsabilità di fare una proposta di spingere anche questa amministrazione a lavorare in modo, in un'ottica che sia più metropolitana di quanto sia. Consigliere Altea, provo la terza. Grazie Presidente. Sono d'accordo con quanto esposto dal capogruppo Indovino, anzi siamo con il Movimento 5 Stelle il trova condivisibile l'intervento, proprio di mettere in discussione quello che è il biglietto integrato, comunque un ripensare tutte quelle problematiche che sono legate, diciamo, che so, a brevi percorrenze che in città appunto non costerebbero nulla, invece appena si oltrepassa il limite urbano, per dire se uno abita a Villa San Giovanni di andare al lavoro a Sesto Rondò è messo davvero male, soltanto per tre fermate, insomma, deve continuamente passare questa frontiera come se fosse una dogana. E però su una cosa non sono d'accordo con, ma è una questione, diciamo, secondo me fittizia, nel senso che non avrei nominato minimamente la città metropolitana, perché sappiamo benissimo che città metropolitana ognuno ha in mente la sua, certo, nell'accezione positiva siamo tutti d'accordo, però teniamo presente che qui per la maggior parte il servizio è un servizio ATM, per cui già l'azienda sola ATM sarebbe in grado di dare delle linee. Mi rendo conto che dal punto di vista tecnologico, cioè la soluzione non è soltanto politica, ma anche tecnologica, perché comunque non c'è un biglietto che scala secondo il numero di fermate che fa. Gli altri comuni mettono in ATM. Ok, però con la città metropolitana sappiamo benissimo, giusto una parentesi piccolissima, rischiando di andare fuori tema per brevissimo tempo, la città metropolitana, si vocifera, nascerà con l'adesione
volontaria dei comuni. E guarda caso, proprio tutta la cintura intorno a Milano sembra che se ne guardi bene dalla deriva della città metropolitana, quindi vorrà rimanere provincia. Per cui non è quello. Apriamo il tavolo con ATM, vediamo come si può lavorare, dopodiché è ovvio che i comuni non possono essere costretti, lo dovremmo fare attraverso proprio sentendo i cittadini, perché voglio dire, il comune poi dipenderà effettivamente da quanto soldi ci mette. Vedremo. E quindi adesso non so con la mozione come vogliamo fare, perché la mozione pone il problema generale, che non esiste ovviamente soltanto per chi abita in Bicocca, ma per tutti quelli che abitano, diciamo, a ridosso dei paesi confinanti. Grazie. Sì, Presidente. Devo dire che condivido l'intervento del capogruppo in ordine, che quando non si lascia andare ad accuse fuori luogo, ma riesce a mantenere a capo, viene anche qualcosa di intelligente e di saggio. Quello che voleva fare il consigliere Pellegrini è segnalare un problema semplicissimo. C'è un problema sul territorio, i cittadini lo segnalano e da lì può partire un discorso più ampio, più bene. Ma se noi ad esempio questa sera non cominciavamo a gettare un primo sasso dello stadio, cominciare a parlare seppur in maniera molto locale di un problema che coinvolge molti più cittadini, probabilmente questo non sarebbe venuto all'attenzione del Consiglio, perché il nostro lavoro è questo: raccogliere le segnalazioni, portarle in Consiglio, poi magari anche eventualmente molto volentieri elaborarle e vedere se possono coinvolgere anche ambiti più importanti. Però adesso non so cosa vorrà fare il consigliere Pellegrini. Io sinceramente non ritirerei questa mozione. Questo può essere un primo passo, un primo segnale che noi diamo all'amministrazione comunale che esiste un problema e che vogliamo affrontarlo. Successivamente a questa mozione, se voi vorrete, se vorranno il presidente Simi o quale altro presidente affrontarlo in qualche commissione, io saremo i primi a partecipare propositivamente per cercare di fare una proposta più complessiva, ma ritengo che sia importante cominciare a dare dei segnali. Questo è solo il primo per andare a risolvere un problema che interessa tanti cittadini della nostra zona. Grazie. Consigliere Pellegrini vuole intervenire per chiudere la discussione, se no mettiamo in votazione. Voglio solo ringraziare i colleghi che hanno preso parola, devo dire che condivido pieno tutte le posizioni. Quella del mio capogruppo secondo me è carica di buon senso, infatti ha proprio letto la mia volontà, è quella di aver avuto tante segnalazioni, perché io devo dire molti mesi che i cittadini mi scrivono su questo tema, non ho mai voluto portare la mozione in consiglio, però quando i numeri sono alti e quando le persone sono tante è giusto dare una risposta, noi come consiglieri eletti, dopodiché il consiglio di zona giustamente vota come crede, però è anche nostro dovere, come diceva il mio capogruppo, portare un problema, che è vero, non è un problema solo di Bicocca, è un problema di altre zone, però come diceva il collega Perego, capogruppo Perego, è il sasso lanciato nello stadio. Se potremmo magari fare un discorso più organico, più strutturato in commissioni, nei tavoli di incontro, ma questo può essere l'inizio. È chiaro che non andremo a dire ai cittadini che si risolve il problema, ma è la sensibilità del Consiglio di zona che accoglie una richiesta e ne fa carico come portavoce all'amministrazione centrale. Grazie. Passiamo al punto numero 3, mozione inerente all'eliminazione delle strisce blu da Viale Suzzani 221. Consigliere Pellegrini. Grazie.
grazie. Ha dato parola. Grazie Presidente, scusi, non avevo sentito che mi aveva menzionato. Allora, questa invece è una mozione che credo non abbia, credo, perché qua poi le sorprese sono all'ordine del giorno, non abbia neppure dubbio, perché una mozione del genere è passata ed è stata presentata al Gruppo 5 Stelle su la richiesta di eliminazione delle strisce, io le chiamo abusive, blu, su Santa Monica angolo Suzzani, cioè Suzzani angolo Santa Monica. Questa mozione chiede giustizia, anche questa mozione nasce da precedenti segnalazioni, articoli sui giornali, richieste di eliminazione delle strisce, nei blog cittadini abbiamo letto e tutti quanti abbiamo visto quanta gente lamenta il problema di queste strisce posizionate, tracciate all'esterno del supermercato Esselunga, scusate per la pubblicità occulta. E, lo so, allora io credo che tutti noi una volta alla settimana andiamo a quel supermercato, magari ogni tanto ci andiamo e ci accorgiamo in realtà che sia entrare che uscire ci sono problemi veramente di sicurezza stradale. È troppo tempo che questo avviene, è troppo tempo che questo problema non viene eliminato. Io credo sia giusto per la sicurezza dei cittadini far fronte e sollecitare l'amministrazione a prendere atto che le tracciature delle linee blu in questo tratto di strada sono davvero pericolose. Speriamo in una vostra condivisione, vi ringrazio. La do per letta. Capogruppo Indovino. Grazie Presidente. Sì, su questa mozione non facciamo sorprese, come dice il consigliere, perché essendo di buon senso ed essendo evidente il problema, quindi il Partito Democratico voterà a favore. Consigliere De Lorenzo. Sì, sono d'accordo con la mozione. Un piccolo incipit, siccome ce ne sono tante diverse situazioni del genere, io per la zona, e facciamo una mozione per volta, o anche però sarebbe stato meglio, io voterei a favore, che portare in commissione, dare un elenco totale dei punti nevralgici dove c'è questo problema, problematica, e portare una mozione unica in consiglio, cioè questo si fa, anche se voto a favore, però il metodo mi sembra un pochettino truffaldino. Consigliere capogruppo La Terza. Sì, grazie Presidente. Allora, la questione delle strisce blu l'abbiamo rimarcata più volte, come lo stesso Pellegrini ha ricordato, c'era stata anche una mozione che la mozione riguardante Santa Monica Suzzani è stata votata, credo all'unanimità, dal Consiglio di Zona 9, salvo poi scoprire che in pratica l'assessorato, comunque insomma un tecnico, ha risposto che, dato che in quel punto dell'incrocio parcheggiavano e controllare costava tanto, hanno fatto le strisce blu. Certo, non è contro il codice della strada, perché il codice della strada dice che sugli incroci non si può parcheggiare, salvo eccezioni, quindi se uno gli disegna le strisce blu può parcheggiare. In pratica hanno legittimato una situazione scomoda, direi scomoda per il traffico, perché non è che lì c'è bisogno di due corsie per mettere contemporaneamente svolta a sinistra e proseguimento diritto. Per cui andiamo anche contro questo, non so adesso, anche perché quel punto in Viale Suzzani, angolo Santa Monica, è stato anche segnalato dai vigili di zona, però dal centro non ne vogliono sentire, per cui non so cosa facciamo. Cioè, adesso noi voteremo magari all'unanimità a favore dell'eliminazione delle strisce blu nei pressi dell'Esselunga di Viale Suzzani, però se poi il settore resta con, cioè come dire,
parcheggiamo perché non possiamo mettiamo le strisce blu perché non possiamo multare, insomma, dovremmo smuovere un po' questo stato. Presidente Meroni. Grazie Presidente, io condivido quanto detto dal mio capogruppo, però volevo sottolineare che l'intervento del consigliere De Lorenzo è centratissimo, perché noi adesso facciamo la mozione sulla S lunga di Viale Suzzani, però in via Pellegrino Rossi hanno aperto un'altra S lunga che ha le stesse identiche caratteristiche, anzi forse ancora di più, perché lì ci passa anche la ciclabile. Allora forse varrebbe la pena, sì, l'ingresso al parcheggio della S lunga di via Pellegrino Rossi attraversa la ciclabile, i parcheggi, per cui lì è doppiamente pericoloso. Allora varrebbe la pena forse di ritirare questa mozione, andare in commissione e fare un lavoro un po' più complesso e completo e vedere se è possibile arrivare ad una condivisione più completa della nostra zona, dei punti nevralgici. Grazie. Consigliere Abbiati. Grazie Presidente. No, io cercherò di essere celerissimo. Il problema segnalato al consigliere Pellegrini è sicuramente importante e oggettivamente si crea una situazione pericolosa. Il problema è che le strisce blu in giro per i nostri quartieri sono, cioè ci sono tanti problemi diversi. Più volte il consigliere Vina, il mio capogruppo, altri consiglieri, è stato detto facciamo una revisione di queste zone, vedere quali sono le problematiche. Mi viene in mente via Flavia, siamo riusciti a risolvere, ma via Schierillo invece è ancora una situazione, questo è l'ambito 42, ma poi ce ne sono tanti altri a angolo, alcune sono parcheggiate sulle angole, alcuni hanno tolto le strisce pedonali per fare le strisce blu. Magari se facciamo un lavoro, questo sicuramente da risolvere il più breve tempo possibile vista la pericolosità, però dobbiamo farlo un lavoro approfondito, quindi se si potesse fare una grossa delibera con all'interno tutte le problematiche, questa oggettivamente è un problema molto serio e quindi va portato avanti così. Quelli un po' più piccoli, quelli che magari sono solo per un passo carraio un po' ostruito, che sono